Ciao a tutti, io mi chiamo Luca. Stamattina vi facciamo vedere un po' di programmi in azione, principalmente di grafica. Questi programmi hanno tutti una caratteristica in comune, cioè sono tutti parte di quella categoria che si chiama software libero. Ok? Allora, prima vi farò vedere velocemente cosa si intende per software libero. Quanti di voi conoscono il software libero? Perfetto, è la situazione ideale. Se nessuno li conosce, la situazione ideale è così almeno evito di dire cose che già conosci. Il software libero, lo dice il nome, si basa sull'idea di libertà. Quanti di voi pensano che sia importante la libertà? Potete alzare le mani, guarda, mi ci metto anch'io. Perfetto, benissimo. Si parte col piede giusto se pensiamo tutti che sia importante la libertà. Il software libero è un software che appunto soddisfa quattro libertà fondamentali, cioè dentro il software, nel momento in cui lo uso, io trovo quattro tipi di libertà incorporate. Voi quanti di voi hanno programmato o hanno a che fare con informatici? Sì, una spesso l'avete visto. Allora, gli informatici, se non lo sapete, ve lo dico io, sono gente stranissima. Ciao. Sono gente stranissima gli informatici, perché hanno tutte delle loro piccole manie e sono molto particolari. Quindi se vedete un informatico statene lontani. Una delle caratteristiche che hanno gli informatici è che quando programmano non cominciano a contare da 1 come tutte le persone normali, ma proprio per come è fatta la programmazione cominciano a contare da 0. Quindi cominciano 0, 1, 2, 3, 4 e così via. Per cui quando siamo andati a elencare le quattro libertà non si poteva partire da 1 ma si doveva partire da 0. Per cui la prima libertà è la libertà 0, che è la libertà di eseguire il programma per ogni utilizzo. Voi siete abituati ad avere questa libertà quando usate un programma, secondo voi? Sì. Sì, giusto? Tutti d'accordo? La risposta è ni. Se guardate i programmi che utilizzate, normalmente o trovate lo puoi usare, appunto, o trovate lo puoi usare però per scopo non commerciale. Questo significa che, per esempio, in molti programmi, se io voglio farci un lavoro mio professionale, non ce lo posso fare. Lo posso usare solo per uso a casa. Quindi già la libertà 0 c'è e non c'è. La libertà 1 è invece la libertà di studiare come funziona il programma e di adattarlo alle proprie esigenze. Questa ce l'avete? Sì. Sì? Cioè te usi per esempio Photoshop, decidi che non ti piace com'è, puoi vedere com'è fatto e modificarlo. Ah, no. No. Libertà 2. Libertà di ridistribuire copie, così da poter aiutare il tuo vicino. Questa ce l'avete? No. Sì, no. Chi ha detto sì? Libertà. No, chi ha detto, seriamente, chi ha detto sì? No, libertà di... Sì. Sì? Sì. Sì o no? Sì. Allora, chi ha detto sì? Ti ha detto sì. Perché sì? Perché comunque sia posso tipo condividere un programma, che ne so, tipo io a scuola, no? Quindi, per ci capirsi, sono, te hai Photoshop, te Photoshop. Lui non ce l'ha, te lo copi e lo Ah, hai. No. No. Allora, no. Ok. No, è importante, no. Se ce l'ha anche lui. Io vi faccio le domande perché è importante capirsi su queste cose. Quindi te lo puoi fare o no? No. Però... Vi ricordate la pubblicità, ruberesti mai un film, ruberesti mai... Sì. Quindi, sì. Se copi software, sei un pirata, sei un ladro. Questo è il messaggio. Nel software libero, vedete, non è così. Nel software libero io posso copiare liberamente il programma, darlo a chi mi pare, anzi, è addirittura incoraggiato. Perché il concetto base del software libero è che il programma è qualcosa che è utile a me, quindi può essere utile anche agli altri. Quindi io posso farne quante copie mi pare e darle a chi mi pare. La libertà 3 è quella invece di migliorare il programma e ridistribuire i miglioramenti pubblicamente. Che significa? Significa che io, una volta che ho visto come il programma funziona, lo posso modificare e posso prendere la versione modificata e ridarla sempre a chi mi pare. Cosa significa? Significa che la libertà 1 e 3 hanno come prerequisito l'accesso al codice sorgente. Quanti sanno cos'è un codice sorgente?
bisogna capire, se no io dico delle cose che sapete o uso termini che non conosco. Il codice sorgente sono proprio le righe di codice che il programmatore ha scritto quando ha fatto il programma. Avete mai visto un codice sorgente? È una roba astrusa scritta in informatichese che fa sì che poi il programma funzioni. E voi giustamente non l'avete mai visto, perché nel software che utilizzate abitualmente non vi viene fornito. Cioè, voi vedete il programma ma non sapete come è fatto dentro. Nel software libero è possibile saperlo, cioè vado da qualche parte e scarico tutto quello che c'è, è stato scritto dal programmatore, quindi posso verificarlo, posso vederlo e posso anche modificarlo se sono in grado di farlo e distribuire i miglioramenti. Questo concetto è molto importante perché anche se non sono in grado di programmare, quindi non sono in grado di modificare il programma, è importante sapere come è fatto. Quanti di voi usano Windows Media Player? Alzate le mani. No, gli altri cosa usate per ascoltare la musica? YouTube. Ah, ok, YouTube, ok. Windows Media Player. Ti hai un file MP3, lo ascolti e così via. Ci vuoi vedere un film? Per vedere un film non lo usate? Streaming. Solo streaming? Non lo scaricate mai un film? Sì. Ok, e quando lo scaricate con cosa lo vedete? Con Windows Media Player. Ok, allora Windows Media Player. Windows Media Player, te ci clicchi, apre la musica, te ci clicchi, apre il film, a posto. In realtà, con una tecnica che si chiama reverse engineering, cioè vedere dal programma in base a quello che fa, vado a ricostruire come è fatto il codice dentro, di Windows Media Player sono state accertate 26 violazioni della privacy. Cioè, cosa significa? Che mentre te ascolti la musica o guardi il film, una quantità di informazioni del tuo PC, quello che c'è dentro, i documenti, tutto quello che c'hai dentro il PC, viene spedito a Microsoft. Perché? Perché così ci prendono i dati e ci fanno quello che gli pare. Io cancello Windows Media Player. Questa cosa succede perché? Perché non avete la possibilità di vedere il codice sorgente. Cioè, ora è chiaro che per molti di voi il codice sorgente è qualcosa scritto in informatichese dove non ci si capisce niente, ma ci sono tante persone nel mondo che invece sono perfettamente in grado di leggerla quella cosa. E se si fossero accorti che il programma, oltre a far ascoltare la musica e far vedere il film, spedisce vostre informazioni in giro, chiaramente l'avrebbero denunciato da tutte le parti e la cosa sarebbe finita subito. Ecco perché è importante, anche se non siamo in grado di metterci le mani, che il codice sorgente sia pubblico, perché in questo modo siamo sicuri che il programma non fa niente che noi non vogliamo. Un'altra cosa, in inglese il software libero è free software, free sapete bene che significa sia gratis che libertà, che libero, certo. Quindi per fare in modo che non ci fossero ambiguità, questa è la frase che caratterizza il software libero: free software, free is in freedom, not is in beer. Cioè, free come in libertà, ma non come una birra gratis, perché il software libero non è detto che sia gratis. La maggior parte delle volte è gratis, ma non è una condizione necessaria. Quelle necessarie sono le quattro libertà che vedete lì. Quanti di voi hanno sentito parlare di open source? Open source significa semplicemente che il codice sorgente viene rilasciato. Ok? Quindi, come avete visto, due delle libertà di prima, non tutte e quattro. Molto spesso si confonde open source con software libero. Cerchiamo di capire qual è la differenza. Chi sostiene l'open source, proprio perché c'è il codice sorgente rilasciato, significa che chiunque, se io sono un programmatore, posso prendere il codice sorgente di un programma, mettermi lì, guardarlo, studiarlo e migliorarlo. Quindi questo significa che ci sono tantissime persone in giro per il mondo che lavorano sullo stesso codice. E in questo modo chi sostiene l'open source dice: beh, se ci sono 10.000, 20.000, 500.000, 1 milione di persone che lavorano sullo stesso codice, sicuramente faranno un lavoro migliore rispetto a quello che fa un'azienda che ha 1.000 programmatori, so di più. Si tratta di benefici pratici. Allora, prendiamo un programma non libero, un programma commerciale. Lo diamo in mano a una persona che sostiene l'open source. Ok, la persona che sostiene l'open source dice: beh, sono sorpreso perché pensavo che questo programma non fosse possibile farlo solo con 1.000 programmatori di un'azienda, però funziona bene, lo uso.
Il sostenitore del software libero invece dice no, non lo uso perché? Perché non mi garantisce le quattro libertà di cui ho bisogno. Quindi ricordiamoci che il software libero non è avere qualcosa gratis, è anche quello, nel senso che la maggior parte delle volte è così, ma è soprattutto avere la libertà di dire ho quelle quattro possibilità, posso copiarlo, posso studiare come è fatto, posso verificare che faccia solo quello che deve fare e così via. Quindi è importante non abbandonare la libertà in nome della comodità, ma lottare sempre per la propria libertà di utilizzo. Siccome molti pensano che il software libero sia qualcosa di strano che non usa nessuno, tutti dicono, ma tanto si usa tutti i programmi chiusi che ci parlate a fare il software libero e così via. Vi ho fatto degli esempi di software libero. Quanti di voi conoscono Firefox? Perfetto. Firefox è software libero. Quanti di voi conoscono OpenOffice, che ora si chiama LibreOffice? Bene, questa è l'alternativa libera e compatibile a Microsoft Office. Cioè, quanti di voi usano Microsoft Office? Quanti ce l'hanno a casa? Quanti hanno pagato la licenza? No, no. Te hai pagato la licenza? Allora, sapete quanto costa una licenza di Microsoft Office? Sapete che per usare un software commerciale serve la licenza? Sì. E che se non avete la licenza state commettendo un reato? Sì. Mm. Una licenza di Microsoft Office costa minimo, quella base, 600 euro. Sì. Una licenza di, invece, quanti di voi hanno la licenza di Windows? Quanti di voi usano Windows? Allora, considerate che una licenza di Windows costa il classico adesivo che avete sul PC col codice, no? Certificato di autenticità. Costa dagli 80 ai 120 euro. Quindi questo significa che se io compro questo portatile e lo pago 300 euro, minimo 80 euro di quei 300 l'ho pagati per avere il bollino di Windows. No, quello non lo devi staccare perché l'hai pagato oltretutto. E se invece io comprassi lo stesso identico portatile che non ha Windows ma ha per esempio Linux, si trovano, vedo che io lo stesso oggetto lo pago da, invece di 300 euro, 220 euro. Gli 80 euro di differenza sono la licenza di Windows. Ok? Ora, nel software libero è difficile però dire quante copie ci sono in giro. Perché? Perché se io voglio sapere quante copie di Windows ci sono in giro, semplicemente dico quante ne sono state vendute? 10 milioni, ci sono 10 milioni di persone che usano Windows. Perché tutti dovrebbero avere la licenza. Se invece voglio sapere quante persone usano per esempio Firefox, è impossibile saperlo. Perché? Perché si è detto all'inizio che io posso copiarlo liberamente senza bisogno di chiedere niente a nessuno, quindi non si può sapere quante sono le copie. L'unico modo che io posso avere per avere un numero di persone e vedere quante persone l'hanno scaricato. Chiaramente non comprende quelli che se le passano tramite un CD, non comprende quelli che hanno trovato il CD sulla rivista, è una cifra diciamo più piccola di quella vera, però intanto dà un'idea. Considerate che Firefox è stato scaricato oltre 300 milioni di volte e OpenOffice circa 100 milioni di volte, quindi non è qualcosa che usano tre matti informatici come noi, ma sono cose che sono molto diffuse. Ma il software libero che voi non conoscete ma che è diffusissimo è quello che vedete alla fine, Apache. Apache è un server HTTP. Questo significa che quando voi scrivete HTTP www qualcosa, c'è sotto un server che vi fa vedere quelle pagine. Ok? Il 65% dei siti web usa Apache. Quindi quando visitate un sito avete 6 possibilità e mezzo su 10 che effettivamente ci sia sotto un software libero che si chiama Apache che vi fa vedere quelle pagine. Un altro esempio di quanto il software libero sia utilizzato l'abbiamo avuto il 17 giugno del 2008. Usciva la versione 4 di Firefox e fu fatto un esperimento. Per verificare la popolarità di Firefox fu distribuito il giorno dell'uscita Firefox solo su quel sito. Quindi chi lo voleva scaricare poteva andare solo lì. E misurarono quanto effettivamente veniva scaricato. Quel giorno Firefox, questo lo conoscete perché è il simbolo di Firefox, è stato scaricato 8 milioni di volte in un giorno. Quindi vedete, il software libero è già presente, non è una cosa astrusa. Altri esempi di software libero. Quanti di voi conoscono Java? È software libero. Quanti di voi conoscono Google Chrome? È software libero. Questi li usate. Allora, per esempio, Google Chrome, che voi conoscete con questo simbolo qui,
deriva da questo simbolo qua, che vedete praticamente lo stesso, e che si chiama Chromium. Chromium è il software libero da cui Google semplicemente ha preso il codice e l'ha un pochino rimodificato per dargli delle caratteristiche più vicine ai servizi di Google, ma esattamente, come vedete anche dal simbolo, esattamente la stessa cosa. Però c'è un valore di Google. Quanti di voi conoscono Android? Anche quello è software libero. Addirittura Android è un diretto derivato di Linux. Quindi non lo sapevate, ma state già usando molto software libero. Il software libero nasce da un progetto, si chiama GNU. Considerate che, come lo dicevo all'inizio, gli informatici sono gente veramente strana. Si divertono male, piccini. Una delle cose che si divertono a fare sono gli acronimi ricorsivi. Quanti di voi sanno cos'è un acronimo? Prendere tipo le lettere iniziali delle parole. Sì, poi... sì, per esempio molte aziende si chiamano come... SRL. Sì, SRL. SRL è un acronimo, Società Responsabilità Limitata. Un acronimo ricorsivo è un acronimo che contiene l'acronimo al proprio interno, ovvero GNU significa GNU is not Unix. Si divertono male, ve l'ho detto. Questo signore, che lui sia effettivamente un po' stranino, è Richard Stallman. Lui si è posto il problema del software libero nel 1983. Quindi considerate, se oggi il software libero è d'attualità, lo dobbiamo a lui che circa 30 anni fa si è posto il problema. Grazie. Il problema perché se l'è posto? Perché lui lavorava all'MIT, ora vive facendo conferenze in giro per il mondo. Poi vi racconterò delle cose su di lui. Lui lavorava all'MIT e faceva ricercatore. Un giorno arriva nel suo dipartimento una nuova stampante. E loro erano abituati che appena arrivava una stampante si scrivevano un programmino che la interfacciava con tutte le cose che facevano loro nel loro laboratorio. Quando arriva la stampante, la stampante Xerox, lui scrive alla Xerox e gli dice: beh, datemi le specifiche della stampante così faccio quello che ho sempre fatto, cioè mi faccio il mio programmino che me lo interfaccio con tutti i dispositivi che ho qui. La Xerox gli dice: no, non te lo do, non te le do le specifiche perché c'è il copyright su sta roba e te non puoi, quello si diceva all'inizio, te non puoi vedere come è fatto il software che c'è dentro la stampante, non puoi sapere le caratteristiche che ci sono dentro. E lui a quel punto si è posto il problema del fatto che il software dovesse essere libero. Ha avuto l'intuizione e ha detto: beh, allora devo fare una battaglia affinché il software sia libero. Considerate che lui, che lo vedete da così, è un personaggio molto particolare, è diventato ormai una sorta di guru, di filosofo del software libero, va in giro a fare conferenze, ha, come tutti gli informatici, le sue manie. Nel suo caso, per esempio, se volete un domani conoscere direttamente da lui le proprie idee, non avete che da trovare un momento che è vicino a qui, e lui chiede solo il rimborso del treno da dove si trova qui, non vuole niente. E fra l'altro non vuole nemmeno l'albergo perché lui sostiene che gli alberghi sono asettici e sono troppo impersonali, lui vuole essere ospitato sempre nelle famiglie. Sì, perché l'albergo gli sembra una cosa troppo fredda. Fa conferenze rigorosamente a piedi nudi e se la conferenza gli è piaciuta particolarmente, noi abbiamo assistito a due conferenze e solo in una l'ha fatto, se la conferenza gli è piaciuta particolarmente, nel senso che il pubblico ha reagito, insomma è stata una cosa interessante, alla fine si mette una tunica. E prende un vecchio hard disk. Gli hard disk una volta non erano piccolini come quelli di ora, erano dei mastodonti di questo genere. E il disco, sapete come è fatto un hard disk dentro? Sì. Allora, il disco magnetico dell'hard disk era una cosa tipo così. Allora lui prende la tunica, si mette questo disco d'hard disk dietro tipo aureola, si traveste da Sant' Ignatius, da GNU che è la sua fondazione, e benedice i computer che hanno Linux. Quindi questo è per darvi un'idea un po' del personaggio, okay? al di là del personaggio, considerate che lui è universalmente riconosciuto come il più grande programmatore di tutti i tempi, e questa cosa gli è derivata dal fatto che quando era ancora nel suo laboratorio avevano realizzato insieme ai suoi colleghi un programma che faceva alcune funzioni. 8 dei suoi colleghi furono assoldati da una società che voleva fare un programma simile a quello, però per venderlo. Lui si arrabbiò talmente tanto per questa cosa che mentre gli altri 8 colleghi lavoravano su questo programma per uso commerciale, quindi per rivenderlo, ciao, buongiorno, quando gli 8 colleghi suoi lavoravano per fare questo programma per poi rivenderlo,
lui da solo si mise lì e cercò di farne uno ancora meglio. E vinse lui. Cioè lui da solo ha battuto tutti gli altri 8. E quindi da lì si è guadagnato la fama di programmatore veramente più bravo di tutti i tempi. Per far sì che il software fosse sempre libero, Stallman, insieme ad alcuni esperti, ha inventato una licenza. Questa licenza si chiama GPL, cioè GNU General Public License, e questa licenza, quindi se trovate un programma che è rilasciato sotto licenza GPL, siete sicuri, è la certificazione del bollino blu che è software libero, e è una licenza particolare, cioè una licenza che si chiama virale. Significa che se voi realizzate un programma e lo mettete sotto licenza GPL, quindi software libero, chiunque lo modifichi e lo ridistribuisca per forza deve essere GPL. Quindi avete, perché qual è il problema? Il problema è che lui dice: io faccio un programma, mi metto il mio tempo, metto la mia fatica, lo rilascio software libero, arriva lui, cambia una riga e lo vende. E quindi alla fine ha fregato tutti, ho fatto una cosa da lasciare alla comunità e invece arriva lui e se ne appropria. Invece con questa licenza è sicuro che non se ne può appropriare nessuno. Una derivata di questa è una licenza che serve per la documentazione, la FDL, che viene usata per esempio da Wikipedia. Quanti di voi conoscono Wikipedia? Quanti la usano? Perfetto. E tutti i contenuti di Wikipedia sono rilasciati con una licenza libera, che è quella lì. Vabbè, poi ci sono altre licenze, ma vedete, risparmio. Linux. Quanti di voi hanno sentito parlare di Linux? Non vi chiedo quanti lo usano. Linux, dai. Però la riforma ci vuole. Va bene. Linux è, sapete bene, un sistema operativo libero. L'addizione esatta sarebbe questa. Ora è chiaro che nell'uso comune si dice Linux, ma l'addizione esatta sarebbe GNU Linux, proprio perché la GNU Foundation, quella di Stallman, è quella che ha fatto la gran parte del lavoro. Infatti, non so se conoscete la storia di Linux, nel 1991 uno studente finlandese, Linus Torvalds, scrive su una rete che ancora non era la rete internet, ma era una cosa simile, dicendo che voleva creare un kernel basato su Minix. Un kernel, considerate che è il cuore del sistema operativo che poi fa funzionare tutto quello che sta intorno, dall'hardware al software e così via. Quindi quello è quello che ha fatto Linus Torvalds, ha fatto solo il kernel, tutti i programmi che girano intorno li ha fatti Stallman con la sua GNU Foundation. Lui è venuto poi a contatto con le idee di Stallman e decise a quel punto di rilasciare il kernel di Linux sotto GPL. Quindi quando usate Linux sapete che state usando un software, un sistema operativo che è stato rilasciato con quella licenza libera che dicevamo prima. Qui ci sono un po', diciamo, le implicazioni principali di Linux. La prima cosa, naturalmente, è quella che si diceva finora, cioè un sistema operativo che funziona perfettamente ma che è lontano dalle logiche commerciali. Qui si tratta semplicemente di avere un software che tutti possono usare perché è, diciamo, di nostra proprietà, è di tutti. Considerate, per darvi un'idea di quanto è importante questa cosa e soprattutto di quanto è importante avere accesso al codice, vi faccio un esempio. Un programmatore israeliano scoprì che dentro Windows c'era una falla di sicurezza molto grave. Allora aveva un blog, si mise sul suo blog e scrisse questa cosa e lo comunicò anche alla Microsoft. Risultato di questa cosa, si beccò una denuncia. Perché Microsoft disse: ah, te in questo modo hai non solo violato il mio brevetto perché sei andato a vedere cose che non dovevi vedere, ma oltretutto hai messo tutti in pericolo, perché se uno legge questo articolo può scoprire dove la falla e così via. Perché? Perché nel software che usate normalmente, il software commerciale, se c'è un problema di sicurezza e quindi voi siete esposti a problemi di sicurezza, dovete solo aspettare fiduciosamente che l'azienda metta a lavoro il proprio programmatore e prima o poi arrivi l'aggiornamento che copre quel problema. Nel software libero invece è esattamente il contrario. Siccome tutti hanno accesso al codice, se qualcuno si accorge che c'è un problema, può, se è in grado, mettersi lì e correggerlo, distribuire la modifica; se non è in grado, quantomeno segnalarlo, e ci saranno decine di migliaia di programmatori che sono in grado di risolverlo subito. Ok? Quindi è importante anche questo. Perché? Perché se c'è un problema di sicurezza, nel giro di pochissimo siete tranquilli che qualcuno lo risolve e vi manda l'aggiornamento. Una cosa che, non usando Linux, non sapete, ma ora la sapete, è che
per esempio, quando fate gli aggiornamenti di Windows, tutti fate gli aggiornamenti di Windows più o meno, no? Vi aggiorna solo il sistema operativo. Se per esempio, tanto per fare sempre il solito esempio, se avete Photoshop e la versione 2003, sì, CS5, e se la CS6, non è che vi aggiorna Windows. Voi se volete la CS6 dovete andare a comprare le licenze della CS6, o se è un programma gratuito, se avete la 1.0 e esce la 2.0, dovete innanzitutto sapere che è uscita la 2.0, poi andare a scaricarvela dal sito, installarvela e a quel punto l'avete aggiornata. Con il software libero, essendo per definizione libero, quando fate gli aggiornamenti di sistema vi aggiorna non solo il sistema operativo ma anche tutti i programmi che avete installato, per cui se esce una versione nuova del programma voi non dovete nemmeno saperlo che c'è, perché ve la installa automaticamente. Linux è rilasciato, proprio perché è libero, quindi ognuno può fare una versione di Linux che gli pare a lui, è rilasciato in varie versioni che si chiamano distribuzioni. In pratica è un popurrì di software libero, quindi software libero messo insieme con un sistema operativo si chiama distribuzione. Se andate su questo sito, si chiama distrowatch.com, trovate tutte le distribuzioni disponibili e vedrete che ce ne sono centinaia. Perché? Proprio perché io posso modificarla come mi pare, posso fare una versione che fa al caso mio per particolari utilizzi. La versione invece, la distribuzione più diffusa e utilizzata, quella che usiamo anche noi, che abbiamo installata qui oggi, da cui vi facciamo vedere tutti i software, i programmi e così via, si chiama Ubuntu. Ora, Ubuntu è un nome un po' strano, giusto? Però è un nome in realtà molto profondo. Perché pensate che viene dalla lingua Zulu. Quanti di voi conoscono gli Zulu? Gli Zulu sono una popolazione africana, diciamo vicino al Sudafrica. E pensate che questa parola significa che io sono quello che sono solo perché siamo tutti insieme, cioè solo perché io condivido con tutti gli altri. Quindi è una cosa molto profonda. E pensate che questa popolazione ha voluto trovare una parola per esprimere questo bel concetto e si chiama Ubuntu. E attualmente è alla versione 12.04. Le versioni di Ubuntu sono facili da riconoscere perché il 12 sta per 2012, il 4 sta per aprile, ne escono circa due all'anno, quindi a ottobre uscirà la versione 12.10, cioè 2012 ottobre, e questo è il simbolo di Ubuntu. Ho finito, domande? Tutto chiaro? Bene, grazie, e se avete bisogno di qualunque cosa, questa è la mia email.